Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gioco, Mass for the Dead, il gioco di Overlord. Bene sì ragazzi, il gioco di Overlord per cellulare è uscito il 21 aprile, quindi non tanto tempo fa, e volevo appunto vedere un pochettino con voi come poteva essere il gioco. Allora, chi non conosce Overlord, vi spiego indicativamente la storia. Anno 2126, Yggdrasil praticamente sarebbe un gioco. Un MMORPG tipo World of Warcraft o altri sta per chiudere perché non è più popolare. L'ultimo giorno, praticamente, uno dei ragazzi che si chiama Monga, uno dei giocatori più famosi e più forti, esegue il login per praticamente vedere chiudere il suo gioco. Ok? A un certo punto, quando c'è il conto a rovescia della chiusura completamente del server, lui inizia a ricordarsi dei momenti belli passati con i suoi compagni, eccetera. E cosa succede? Lui rimane dentro al gioco, non succede, non avviene il logout. E quindi in automatico lui inizia una vita nel gioco, dove il suo avatar era un Lich King. Quindi, nel senso, lui deve andare in giro con vestito da Lich, diciamo. E ci avrà tanti subalterni molto particolari che vorranno assolutamente che lui sia solo loro e basta. Ma bando alle ciance, iniziamo ad usare Ainz Ol'Gohan. Vediamo un pochettino com'è il gioco. Sono molto curioso, ragazzi, tantissimo. Vai. Ok. Bellissimo il cricetino che corre. Attenzione. Immagino che il gioco sarà in inglese sicuramente. Ok. Quello praticamente che vi ho detto io, la trama è quella che stanno scrivendo adesso praticamente nel gioco. Anni. World of Warcraft l'ha superato. Attenzione. Mysterious Slime. Ok, eccolo qua, Momonga. Se non ricordo male, quello lì, Demon Sly, dovrebbe essere un altro dei suoi compagni, se non ricordo male, della storia, perché da tantissimo che non vedo la prima stagione. Insomma, stanno parlando appunto della chiusura del server, eccetera. No, aspetta, togliamo auto, che altrimenti... Ah, ok. Wow. Take it easy. I'm really sorry about this. Hero. Il Tomb of Nazarick. La grande tromba di Nazarick. Mamma mia, che spettacolo. Manga il Guildmaster, esatto. Nazarick, praticamente, la tomba di Nazarick sarebbe diciamo, il centro nevralgico della loro gilda. La casa della loro gilda, diciamo. Ok. Ed è rimasto solo lui. Sì, vabbè, qua ragazzi non lo sto a tradurre perché è veramente easy capire quello che c'è scritto. Ok. Somebody is down, I gotta let this interfere with dark. Ecco il countdown che vi dicevo prima. Ok.
Va nel luogo dove c'è il trono, diciamo. Il trono del Guildmaster. Ma ci siamo divertiti. Attenzione. Eh sì, adesso scopre di non essere, non è stato praticamente, non riesce ad uscire dal gioco. Attenzione, cosa è successo? Si è distrutto tutto, ragazzi. Oh, se cose le amo io, ragazzi. Oh, le governanti, grandissime. Balla l'opening. Se ricalca l'anime, ragazzi, tanta roba, eh. Allora, Momonga is the master of Idle Gone. A guild of grotesque the control of the MMORPG Jagdrassil, created by Satoru Suzuki. An overworked businessman. Vabbè. Decimo piano della grande tomba di Nazarick, Ashurbanipal. Supreme Being to continue the wisdom of the ancestor. Supreme Day of Benefit of the Beings. Attenzione. Homunculus. The body is not move. I feel numbered. Conspicuous speak. What was that? Delivery wall have fallen. Why? Sì, sono tutto spaccato praticamente. Tutto esploso. Cosa sta succedendo? Dan. Video dell'anime? Oh. No. Decimo piano of the Great Tomb of Nazarick Lamecton. The final line of defense of the Great Tomb of Nazarick, which lie in wait of foreign invaders. Every party of expert would be easily routed, and the last stronghold of the Great Tomb. Destroyed without leaving a trace. The golem that should rush to attack intruders has been turned to shreds, and the crystal for summoning upper elementals has been smashed. Unfinicable was a natural disaster ore. The wall of flora. Sì, vabbè, qua si vede che è tutto distrutto. Ok. Lui pensa che qualcuno abbia attaccato. Dove sono tutti? Non ho abilità combattive. Arizona. Oh no, I can just wait. Vediamo. Si alterna tra anime e gioco, esattamente come Bleach. Però è interessante. There's nobody left on the 10th floor. Could it be?
The prince of level of Great Tomb of Nazarick. It's a place that must be protected even if you take everything you have got. But even the 10th floor has been completely destroyed. That sound, some magic was used from the other direction. It came from behind Lemekton. Could it be? Beyond is the throne room, the place where Lady Albedo, the guardian overseer, should be waiting. Could Lady Albedo be fighting? If someone who could take on Lady Albedo got it here, then how can I, with only as much strength as the average maid, be useful at all? Still, I may be a shield for one blow at last. Before I die, at last once, I want to be of some use to the Beggins. Vediamo. This sense of dread is sign of death, release from your whole body. How long has it been since we last met? Please forgive me for entering without permission. Just a moment, as guild leader, I was going to respond to your attacking this far with the appropriate response, but first, shall we discuss the situation? The GM call isn't really working through. Huh? Sorry to ask, but are you Lord Momonga? The great Ainz Ologones leader? Oh yeah, that's right. So? I see, I was created by the Supreme Beggins, the 41 Pillars. Ah, ok, devo metterci il nome del mio personaggio. Vai. Ti pareva. E allora metticelo solo con una S, con una L. Almeno così c'ha senso. Is my name I bow before the Supreme One? Supreme Being, created, no way, you are an NPC, a program driven entity. Ah, quindi io, ok, non sono Momonga, non faccio. Pensavo di utilizzare Momonga, invece no. This isn't a fixed partner conversation, beside that expression. Unbelievable. Oh, I get it, you are impersonating an NPC to catch me off guard. No, it's not a time for anything like that. This is an emergency situation. I can't get an output. Not to mention the console, but I can use this body perfectly. What is going on, Lord Momonga? Huh. Is it no emergency situation? Do you know anything? Maybe your true identity is management, GM? I'm sorry, but I don't know. What have you been talking about, Lord Momonga? Diciamo che non lo sappiamo. Eh? No, really? But was this guy there? But NPCs behaving as if they were alive? I don't understand. What's happening to Lord Momonga? Even if he was a player, the appearance and expression shouldn't change so much. Yggdrasil should not have a sweet forehead or wet eyes. Did you say anything? I bow before you. You are saying that you are. Okay. With all due respect, that is correct. If you command, I will obey. Immagino sia ok. Due respect. No, questo qua. Your name is also Shu on the Master Search. Search, sì. But I can no longer browse the detail profile. Well, I'm your master. Yes, this is correct. Oh yeah, no, I'm Ok.
On 10 floor, I did not see anyone else. Oh, it is because some has attacked us all the way in here. But Albedo Sebas and Pleiades must have been there until the moment I closed my eyes. I don't get it. That is. It seems as if space itself cracked. What on earth happened? I would like to get the information, but on the 10th floor there was no one other than me and you. It is only natural that Lord Momonga, who represent of the Supreme Beings, is fine. I don't know, it is a mystery that it survived. Nishiki Arai, Hirohiro, Bust King, Mekongawa. Nishiki Arai, mi piace di più. Capisco in questo caso. Attenzione. Narberal. So that what NPCs are like. Don't worry, I just judged that it was worth it. I have a question I want to ask you. Do you remember what happened before you die? As far as I could see, it looked like you disappeared suddenly. Well, okay. I see. Vanessing was created by Nekishinrai-san, right? Figo. It's an unusual job title, but a person in change of diplomacy. It is a rare thing in Nazarick. Ok. Attenzione, in questo caso chi fa tornare in vita adesso? Attenzione! Grandi, queste due qua. I want to ask you guys something. It's about Van Helsing. What's happened? What the blinking? This respond to the revival. Or something else? Attenzione ragazzi. Un nemico. What pop is in the throne room? What? I don't know who that is.
Attenzione. Solution. La ricordo, il personaggio di Solution. What did you say? The expenses needed for the revival should not have changed. Please step back. Cosa stai facendo? Attenzione. E si è incacchiato il nemico. It's impossible to do damage. Hey, Van Helsing, you have the strength of an average maid, don't you? Il tuo spirito è forte, but leave this to me. Ok. Finalmente dobbiamo combattere anche un po', perché adesso però più è stato più tutto combattimento, cioè tutto parlato e basta, però adesso iniziamo anche a combattere, ragazzi. Ma allora, finora mi sembra molto carino, peccato sempre solo l'inglese, però vabbè, d'altronde. Questi giochi qua in Italia, Overlord, a meno che tu non sia un patito di anime o manga, è difficile che lo si conosca. Attenzione. Musichetta da combattimento. Ok, che figo! Ok. Attacca. Vabbè, gli abbiamo fatto parecchio male, ragazzi, direi. Secondo turno. Skill. Dark Wing. Attacca. Vediamo. Che figo, ragazzi. Vabbè, qua è tanto pilotato, è il tutorial, però va bene. Overdrive Hellflame livello 1. Fight. Vediamo. Oh, che figata, ragazzi. Minchia, gli ho fatto 10.454. Questa clear. Vai. Conferma. Ho fatto livello 2, tanto. Abbiamo droppato anche degli oggetti, perfetto. Here is this. It was an unidentified creature, but this drop item is. Eliagdrasil Data Crystal? No, it's a little different. I'm glad you're okay. However, we lost our fighting strength. Is it a penalty of having died? Sì, ora sta pensando che sia un bug, che sia successo qualcosa nel gioco, diciamo. First of all, it will be necessary to investigate to clarify what accident befell Neverick. Hey, Vanessa, you know nothing too, right? Ok. Well, NPC negotiation are. I understood when I sing and play this. Then, if there is someone who understands,
the information about the change. Adesso chi resta, quindi? Oh, eccola, finalmente. Albedo. Chi non vorrebbe una regina come Albedo, ragazzi? Ehi, hey, Albedo. You who were our iron wall and our defensive strength lost your life once for some reason. So I predicted that there was a fierce battle. Player or no, unknown enemy. Are you aware of the true identity of the intruders? Are you saying that someone attacked our great tomb of Nazarick? Look around. As far as the throne room, this is all it is. I guardiani, lui e lei e tutti gli altri. Ok. It is a reaction to the crack. It is the same light as when the previous enemy appeared. No, the lighting was different. This is. Ok. Attenzione. The Sword, Crimson Magic Caster, livello 2 di stalle. Ok. It summons. Is it the previous drop item of or the effect of the Throne of King? What is gacha? It's another story. What is this cracking? It is also present in the other place in the Great Tomb of Nazarick. We need to check. The enemy may still be hiding inside the Nazarick if you are losing your ability to fight. Lower on the creation. Ok. Is the Undead Creation skill functioning? Send them to every part of Nazarick and get them to search every corner. Ok. So we found neither the enemy nor any survivors. Now was that crack? That crack? Sending the other floor. It is being monitored by the undead squad. It is impossible to know the identity of the crack or intruder at present, if there are no clues left in Nazarick. We need to reconnoiter quickly to ascertain the enemy's status. Non capisco perché alcune volte sono parlati, altre volte non sono parlati. Ok. Lord Momonga, was there anything? Should I send you out in situation where no risk are hidden? I just wondered. Living for tree for the dying for the that is our delight, even when danger approaches us.
The rule of revival on this world may not apply to us. If you die again, you may not recover safely. Did you consider that possibility? You are the child. Attenzione. It is said the great good may appear merciless. Cruelty and mercy are two sides of the Lord. Questo qua dirai. Che cos'è questo? I will see them somewhere before. The monarch theory help with work. Was it? I remember you were in Ashurbanipal. We cannot avoid making decisions that involve risk. Is that what you want to say? If you leave it to me, there will be no real harm. What? Are you talking a survey? I cannot be spared just because I am powerless. Because you are powerless? If you are a low level, does it mean that the amount needed to revive is small? Like from a zombie attack. Zombie? No, let's think. It'd be rude to ask again. Zombie means undead. Where an attack should be considered as an assault. In other words, the special skill of Lord Momonga. Who has mastered the ghostly art, perhaps? In that case, it is as you say. I appreciate your wise throat. But you two are probably the children created by my alias. I don't know, want you to die. Give me a way to live. I cannot say. Non saprei, ma. Questo qua. You have never been called before, right? Probably there is a setting. Hey, Ivan, do you want to work for me? Ok. Quindi praticamente se non lavoriamo per lui moriremo. E quindi in automatico dobbiamo lavorare per lui, naturalmente. Certo che questi loading non avrebbero molto senso perché comunque continua a parlare il gioco, quindi. Ok, perfetto, abbiamo finito il tutorial, che è quello che volevo finire appunto. Ok, perfetto. Login bonus, abbiamo preso un po' di cose. LOL, ok. Classici cose che ti danno quando giochi, inizi a giocare, eccetera. Allora, facciamo così intanto, prendiamoci un po' di oggettini che abbiamo trovato qua. Ah beh, posso fare anche le chain wall, faccio prima. Ok. Perfetto. Torniamo indietro. E notification lock, che è un classico. Va bene ragazzi, allora intanto vi ringrazio di aver visto questo episodio. Spero intanto vi sia piaciuto il gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se volete che vada avanti col gioco. Sinceramente non ve l'ho tradotto altro perché se giochi qua a questi punti conviene molto più che averli leggere in inglese, anche perché diciamo che in linea di massima più o meno si capisce ciò che c'è scritto e se vi sto a tradurre qualcosa che magari sbaglio a tradurre mi cazzonate a bestia immagino e quindi preferisco piuttosto leggervelo in inglese. Però comunque il gioco sembra molto carino, diciamo classico gioco da combattimento, stile anche Bleach che vi sto già portando e anche magari... Server di Saints o Science come volete voi. Quindi nel senso interessante come gioco. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sempre qua su Valentin TV. Mi raccomando, mettete un mi piace e iscrivetevi alla prossima. Ciao ragazzi!